Avere l'orecchino non è un qualcosa di cui doversi vergognare. Attraverso il video di oggi vengo a parlarvi di un argomento che io considero di nicchia, che in genere non viene valutato. Un argomento che probabilmente piacerà, ma anche non piacerà. A me non interessa, ma mi interessa comunicare la mia opinione. Allora, avere l'orecchino non è un problema nei tempi attuali, ci siamo modernizzati, ma non vi nascondo che negli anni passati, parlo per esempio degli anni 80, degli anni 70, chi aveva l'orecchino o chi portava entrambi gli orecchini nelle orecchie, ed era ovviamente uomo, riscontrava una certa, chiamiamola, diffidenza da parte delle altre persone. Questo significa che un essere umano veniva giudicato prima, veniva, diciamo così, considerato come una persona da maltrattare, ok? O meglio, come una persona sbagliata, non corretta, una persona, un'entità umana che non aveva, che non ha valori. Ok? Ma questo preconcetto, questo stereotipo si disvela, si palesa anche per quel che riguarda i tatuaggi, cioè anche lo strumento, o meglio, il tatuaggio stesso veniva e viene ancora oggi considerato da alcune persone come un elemento di persona che se lo fa perché magari ha avuto problemi con la legge, ok? Oppure perché è un malfamato, una persona comunque volgare, una persona comunque scurrile, coatta, vile, ok? Ecco, io vi posso garantire che non è così che stanno le cose, perché io, guardate che vi faccio vedere, io ho il tatuaggio, ne ho ben due, uno. Non so se si riesce a vedere, eccolo qua, uno. Questo è il primo. E il secondo che si trova esattamente qua. Lo vedete, vero? Ecco, io non escludo, io ripeto, non escludo che mi farò un altro tatuaggio, un terzo tatuaggio, perché dicono, superstizione vuole che i tatuaggi devono essere per forza di cose dispari e non pari, perché dicono che se una persona ha, si fa tatuaggi dispari portano bene, viceversa se sono pari invece portano male. Io invece, per non saperne leggere né scrivere, probabilmente darò retta a quello che è lo stereotipo comune, anche se non sono un tipo superstizioso, va bene? E udite udite, ma chi mi conosce dal vivo lo sa già, ho l'orecchino. Guardate, oddio mio, Leandro, conoscitore italiano, ha un orecchino che sembra effettivamente, anzi è un piercing, quindi ha il buco all'orecchio e ha il piercing all'orecchio sinistro, Leandro. Oddio, ma questo ragazzo è un malfamato, questo ragazzo quindi è un avanzo di galera? No, 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 no e ancora no. Sono un ragazzo come tanti altri, con i miei tanti difetti, con i miei pregi. Non ho mai passato una notte o una giornata a Regina Coeli, non ho mai varcato quel portone, non sono mai entrato dentro quella porta. Sono sempre stato una persona mite, per bene, buona. Non mi sono mai permesso di calpestare i piedi agli altri. Sono sempre stati gli altri che, se magari potevano, mi fregavano oppure mi schernivano. Attenzione, con questo non voglio dire che ho avuto atti di bullismo, ok? Però che in qualche modo l'umanità, la gente, in qualche caso si è approfittata della mia buona fede, della mia integrità morale, quindi etica, ok? Ora, l'avere l'orecchino non è una cosa di cui vergognarsi. Non è che io mi devo vergognare se esco per la strada e ho l'orecchino all'orecchio sinistro, ok?
è un elemento di abbellimento, cioè è un elemento di ornamento. Ho fatto anche la rima, ok? Questo orecchino mi dà un qualcosa in più. Non so spiegare che cosa effettivamente sia, però mi dà, diciamo così, probabilmente un arricchimento anche a livello estetico. Ecco, io tra un po' di giorni, tra pochi giorni, già mi sono documentato, farò anche il buco all'altro orecchio. Io già ce l'ho il buco all'altro orecchio, ma purtroppo si è richiuso, va bene? Quindi metterò l'orecchino anche all'orecchio destro, perché a me non dispiace avere l'orecchino al destro e al sinistro. Chi mi accetta mi deve accettare per quello che sono. E aggiungo che avere un orecchino o un tatuaggio non descrive com'è una persona, com'è un essere umano. Ok? Io posso avere anche un piercing sulle labbra o nella lingua. Ma io sono me stesso, con i miei pregi, con i miei difetti, ok? Quindi, per quel che mi riguarda, avere un orecchino, un tatuaggio, 20 tatuaggi, 20 piercing, non descrivono la persona. Io con quella persona ci devo mangiare, ci devo parlare, ci devo interloquire, non mi posso soffermare alla prima apparenza, perché non è l'apparenza quella che conta, ma è quella persona come si pone nei miei riguardi, come comunica, come parla, come disquisisce. Va bene? Purtroppo, e lo dico a gran voce, purtroppo molti esseri umani non vogliono capire certe cose. E quindi, accettando e pensando che quella persona è sbagliata solo perché magari ha un orecchino, solo perché magari ha un tatuaggio, si priva della possibilità di conoscerla. In barba al fatto che quella persona magari può avere sì dei tatuaggi nel volto o nelle braccia, nelle gambe, nel bicipite, nelle lingue, nei fianchi, ma può essere una persona che vale oro quanto pesa, ok? Io conosco persone che hanno tanti tatuaggi, ma che sono addirittura laureate, che magari svolgono attività importanti, ok? Quindi non è il tatuaggio che descrive la persona. Quello che costruisce la persona sono i fatti, sono come si presenta a livello verbale, come comunica, come interloquisce, come disquisisce. Questo è, va bene? Non c'entra un cazzo se quella persona ha tatuaggi o piercing o orecchini. Quella persona può avere anche 20, 30, 40 orecchini, 20, 30, 40 piercing, ma saper comunicare bene e eticamente essere valida. Va bene? Detto ciò, io non aggiungo altro. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi, commentate, non guardate una persona da quanti tatuaggi, da quanti piercing, da quanti orecchini possiede. Valutate una persona da come comunica con voi. Punto. Grazie e al prossimo video da Leandro, conoscitore italiano.